10 settembre. Gettando dunque lungi da voi ogni malizia, e ogni frode, e le ipocrisie, e le invidie, ed ogni sorta di maldicenze. 1 Pietro 2:1. Non essere invidioso. Si pensa che si possa coltivare una sana invidia, quale incentivo a procacciare quello che altri godono. A dire il vero, giudicando dalla compagnia in cui la mette l'Apostolo, l'invidia ha poco o nulla di buono e ancor meno di santo. L'invidia non ha forme benigne e maligne. Essa è un virus che genera sempre mali spirituali e pure fisici. L'invidia è portatrice di miopia, perché fa evidenziare i progressi altrui, ma sminuisce la profonda e fiduciosa resa a Dio che ne è alla base. L'invidia reca ribellione, perché sottovaluta la sovrana volontà del Signore che può aver previsto certe cose per altri, ma non per noi. L'invidia ha il seme della vanagloria e dell'egocentrismo, preferendo gli onori individuali alla possibilità di gioire per quanto Dio ha donato a ciascuno per essere reciprocamente di benedizione. Se l'odio giunge a far godere delle disgrazie altrui, l'invidia ne è intima compagna, facendo provare sofferenza a causa del bene di altri. Riscontri in te qualche forma di tale sentimento? Esaminati dinanzi alla parola di Dio, l'amore non invidia. Amore e invidia non possono convivere nel cuore. Amare Dio ed il prossimo è il segreto per vincere l'invidia.